Dopo un'intensa settimana di proteste e targate forconi, ecco che oggi, lunedì 16 dicembre, l'Italia, in particolare le città del nord, si risvegliano in tilt. Colpa dello sciopero di 4 ore dei trasporti pubblici indetto da alcuni gruppi sindacali. Stamane la metropolitana di Milano non ha aperto le porte, niente corse sottoterra e pochissime quelle dei mezzi di superficie. Lo sciopero indetto dai sindacati si fonda su motivazioni reali ed espresse. Si protesta contro il rinnovo del contratto congelato dal 31 dicembre 2007. Le adesioni sono tante, i dati parlano del 95%. A Milano, paralizzata dalle 8:45 alle 12:45, lo sciopero dei trasporti non è bastato. Ci si è messo pure un gruppo di studenti che davanti alla sede della Regione Lombardia ha gridato contro Maroni e il movimento dei forconi, lanciando bottiglie e fermando per alcuni attimi la seduta del Consiglio regionale. Gli studenti, inferociti, non si sono fermati qui. Hanno raggiunto Piazza Cairoli e colorato di rosso la fontana presente in piazza. Hanno concretizzato il dissanguamento della scuola pubblica. A Torino, dove lo sciopero dei trasporti è di ben 24 ore, il clima risulta bollente già dalle prime ore dell'alba.